Secondo un recente studio sui cambiamenti climatici finanziato dalla NASA e dall'ESA, le perdite di ghiaccio dall'Antartide sono triplicate dal 2012, aumentando i livelli dei mari e degli oceani di circa 3 mm, il ritmo più alto mai registrato nella storia. Lo studio INDI, Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise, ha analizzato lo spessore dei ghiacci e la loro massa. Questo è lo studio più accurato che esista sul ghiaccio in Antartide fino ad oggi, ha detto Eric Ivins del team di valutazione del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Copre un periodo più lungo del nostro studio INBI del 2012, ha un pool di partecipanti più ampio e incorpora miglioramenti nella nostra capacità di osservazione e una migliore capacità di valutare le incertezze. Quest'ultimo studio è la valutazione più completa dei cambiamenti di massa di ghiaccio dell'Antartide fino ad oggi, anche perché ha combinato 24 rilievi satellitari dell'Antartide e ha coinvolto 80 scienziati di 42 organizzazioni internazionali. Il team ha esaminato lo stato di salute della calotta antartica dal 1992 al 2017 e ha rilevato che le perdite di ghiaccio hanno innalzato i livelli del mare di 7,6 mm con un netto aumento della perdita di ghiaccio negli ultimi anni. Questo aumento della perdita di ghiaccio dal continente si deve sia allo scioglimento dei ghiacci nell'Antartide occidentale e nella penisola antartica, sia alla ridotta crescita della calotta glaciale dell'Antartide orientale. Prima del 2012 il ghiaccio si scioglieva ad un ritmo costante di circa 83,8 miliardi di tonnellate all'anno, contribuendo ad innalzare il livello del mare di 0,2 mm all'anno. Dal 2012 l'ammontare di perdite di ghiaccio all'anno è triplicato a 241,4 miliardi di tonnellate, equivalente a circa 0,6 mm di innalzamento del livello del mare. L'Antartide occidentale ha registrato il più grande cambiamento avvenuto di recente, con una perdita di ghiaccio da 58,4 miliardi di tonnellate all'anno negli anni 90 a 175,3 miliardi di tonnellate all'anno. La maggior parte di questa perdita proviene dagli enormi ghiacciai Pine Island e Thwaites, che si stanno ritirando rapidamente a causa dello scioglimento indotto dall'oceano. All'estremità settentrionale del continente, il crollo della piattaforma di ghiaccio nella penisola antartica ha provocato un aumento di 27,6 miliardi di tonnellate di perdita di ghiaccio all'anno dall'inizio degli anni 2000. Nel frattempo il team ha scoperto che la calotta polare dell'est antartico è rimasta relativamente invariata negli ultimi 25 anni. Guadagnando in media 5,5 miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno. Il potenziale contributo dell'Antartide all'innalzamento globale del livello del mare dal suo ghiaccio terrestre è quasi 7,5 volte maggiore rispetto a tutte le altre fonti di ghiaccio terrestre nel mondo messe insieme. Il continente immagazzina infatti abbastanza acqua ghiacciata per innalzare il livello globale del mare di 58 metri se dovesse sciogliersi del tutto. Sapere quanto ghiaccio sta perdendo è la chiave per capire l'impatto dei cambiamenti climatici ora e il suo ritmo nel futuro. I set di dati di INBI sono estremamente preziosi per la community di modellisti di ghiaccio, ha detto la coautrice dello studio, Sophie Nivocki, del Goddard Space Flight Center della NASA. Ci permettono di verificare se i nostri modelli sono in grado di riprodurre i cambiamenti attuali e di darci più fiducia nelle nostre proiezioni sulla futura perdita di ghiaccio. Le missioni satellitari che forniscono i dati per questo studio sono ICE, CLOUD e Land Elevation Satellite della NASA. La joint venture NASA German Aerospace Center Gravity Recovery and Climate Experiment, il primo e il secondo satellite europeo di telerilevamento Envisat e CryoSat-2, le missioni Sentinel-1 e Sentinel-2 dell'Unione Europea, l'Advanced Land Observatory System dell'Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giapponese, i satelliti Radarsat-1 e Radarsat-2 dell'Agenzia Spaziale Canadesi, i satelliti Cosmos-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana e il satellite TerraSAR-X del Centro Aerospaziale Tedesco. Tom Wagner, direttore del programma Criosfera presso la sede della NASA, spera di dare il benvenuto a una nuova era della scienza antartica con il lancio nel maggio 2018 della missione Gravity Recovery e Climate Experiment Follow-on e dell'imminente lancio di NASA ICE, CLOUD e Terra Elevation Satellite 2. I dati di queste missioni aiuteranno gli scienziati a collegare i fattori ambientali del cambiamento con i meccanismi della perdita di ghiaccio per migliorare le nostre proiezioni di innalzamento del livello del mare nei prossimi decenni, ha detto Wagner.